Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo in Alto Adige, in particolare in Valle Aurina, e andremo al rifugio Sassonero, che si trova a 1500 metri di dislivello da dove siamo ora, ovvero Malga Stallila. La pronuncia non la sappiamo benissimo. Stallila. Bene, buona visione, a dopo. Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love go. Always say three words first, always seem to get hurt. Never think for I'm talking, never look when I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. Siamo a quota 2350, pausa pranzo un attimo, poi riprendiamo. Qua come va? Tutto okay. Posto. A dopo. Qua abbiamo le orme di Davide, grazie che ci hai facilitato il lavoro, quindi a buon rendere. Something in my bloodstream, maybe it's make believe, but I feel like it's always pulling me in the heartbreak, yeah. Bene, abbiamo terminato la parte di nevaio, comunque è risultata abbastanza semplice perché c'era la traccia e la neve, per quanto morbida, comunque teneva abbastanza su. Adesso abbiamo l'ultimo tratto attrezzato, nonché gli ultimi 200 metri di dislivello per arrivare a rifugio Sassonero. A dopo! L'abbiamo fatta, bravi. Prego, signor. Bene, rifugio invernale, siamo arrivati. Molto bello, l'unica cosa che fa schifo è il meteo. Sì, ce la meritiamo, dai. Sì. Michele a sto giro aveva il compito dei salamini, ma non li ha presi quadrati, fortunatamente, ma li ha presi tondi, dimensione puffo, però almeno sono tondi. Saranno buoni e non li ha dimenticati in frigo, cosa più importante. Dai, facciamo un po' di aperitivo. Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love go. Always say three words first, always seem to get hurt. Never think for I'm talking, never look when I'm walking on the line. Ora vi faccio vedere come si va in bagno qua al rifugio Sassonero. Bagno raggiunto. Bene, buono che hanno sbagliato clamorosamente le previsioni meteo anche a sto giro. Che scatole. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Ci vediamo domani. Speriamo che la bufera passi, ma visto le fortune che abbiamo ultimamente, mi sa che... A domani. Buongiorno. Siamo appena svegliati, vediamo com'è la situazione fuori.
Beh dai, almeno non c'è vento e riusciamo a vedere un po' qualcosa. Invernale pulito, abbiamo piegato le coperte, risistemato i cuscini, adesso andiamo giù e ripartiamo. Come al solito ho lasciato qua qualche sottobicchiere, qualche spilla se qualcuno li vuole. Sono qui, molto bello, 10 posti letto, super caldo, 13 gradi tutta notte, quindi top. Carichi per andare giù? C'è un sole che batte fuori. Something in my bloodstream, maybe it's make believe, but I feel like it's always pulling me into heartbreak. Yeah, wish that I had control, loving it, let it go. But when it comes to knocking, suddenly now I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. Dai, sì. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Michele, Christian. Hola, ciao. Ciao.